È arrivato un vero e proprio colpo di scena per quanto riguarda il programma, o meglio il game show televisivo intitolato Reazione a Catena. Ebbene, le famose campionesse, le cosiddette volta pagina, si sono ritirate. Già da ieri, infatti, 7 ottobre 2024, non erano presenti nella trasmissione o meglio nel gioco in questione. Le belle campionesse dunque lasciano dopo aver vinto più di 300.000 euro in ben 31 puntate. Vittorie continuative, accolte con pieni sentimenti, alcuni contrastanti, altri no, da parte dei diversi telespettatori. Infatti qualcuno li ha sempre lodate e elogiate, qualcun altro invece ha storto il naso perché in qualche maniera a dire di qualcuno ci sarebbe troppa semplicità con cui hanno portato a casa i soldi che sono riusciti a guadagnare. Va bene? Diciamo quindi che queste donne hanno deciso di ritirarsi anche per quanto riguarda la situazione che vivono, no? Comunque, guadagnare un bel bottino come questo non è da tutti e quindi secondo me, secondo la mia opinione, hanno fatto più che bene a ritirarsi dal gioco in questione. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Vi ricordo che le volta pagina sono tre donne, tre amiche di Reggio Emilia, della regione Emilia-Romagna ovviamente, che diciamo così sono diventate abbastanza note e sono balzate agli onori delle cronache del programma o meglio del gioco in questione per la loro capacità, la loro bravura messa a frutto che l'ha portata a vincere più di 300.000 euro in ben 31 puntate o poco più. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrato Italiano, commentate, questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy delle volta pagina. Una buona giornata a voi tutti.